Buonasera Mister Pino, sappiamo che i suoi impegni sportivi si sono arricchiti di un nuovo impegno formativo, valido per il suo futuro da allenatore. Come concilia tutto questo con il calendario delle sue squadre? Buonasera, insomma diciamo che sto affrontando in questo momento un corso per il patentino che mi darà un completamento sportivo utile per il futuro, una formazione importante. È vero che manco al momento di alcuni impegni sportivi, però grazie al nostro staff di squadra riusciamo a coprire bene gli impegni e a mantenere costanti sia gli orari, sia i giorni, sia tutto ciò che ha a che fare con le nostre attività di squadra. Si parla spesso della cosiddetta mentalità vincente. Come lavora sotto questo aspetto e come consiglia di farlo in un settore giovanile? Allora, sicuramente giocare per vincere è uno stimolo in più che si dà alla squadra, che si dà ai ragazzi, e sicuramente in un settore giovanile non è magari l'unica motivazione valida, perché lo scopo della formazione riveste il carattere più importante rispetto a quello della mentalità vincente. Però avendo a disposizione un gruppo completo, compatto, forte e soprattutto coeso da tutti i punti di vista, si può imprimere anche a loro una totale mentalità vincente che fino ad oggi ci ha dato buoni risultati. Secondo lei in un settore giovanile è giusto lavorare sempre su un unico modulo didattico oppure sarebbe meglio far fare più esperienze ai ragazzi? A lavorare su un unico modulo didattico sicuramente limita le capacità tecnico-tattiche e sportive dei ragazzi, quindi magari basarsi su più moduli riveste maggiore importanza e fa capire ai ragazzi e fa capire anche a me quali siano, diciamo, le predisposizioni di ogni atleta. Quindi cercheremo di fare questo e cercheremo di portare avanti i ragazzi facendo capire loro che non esiste un ruolo, non esiste una posizione, ma esiste una utilità in campo. È opinione di molti che lei negli allenamenti curi di più la fase offensiva rispetto a quella difensiva. Quanto c'è di vero ed effettivamente quanto dedica alla difesa? Beh, da ex giocatore di calcio e difensore non la vedo proprio in questa maniera, perché in ogni caso all'interno di una squadra va curato tutto, quindi dalla parte difensiva alla parte offensiva, al portiere stesso, quindi tutto riveste la stessa importanza. Magari quello che si vede è che facciamo tanti gol e ne prendiamo pochi, però dico alla fine se ne facciamo tanti e ne prendiamo pochi vuol dire che la fase offensiva va bene e la fase difensiva pure, per cui sbagliato questo concetto, mi concentro su tutto e cercando di dare il mio contributo per ottimizzare i risultati. Nella vita quotidiana gioca in attacco o in difesa? Sempre in attacco. Difficilmente difendo, anche perché ho giocato da difensore a calcio e mi è bastato solo nello sport. Nella vita mi piace sempre andare avanti ed attaccare sempre tutto nel giusto modo, ovviamente. Ma visto il ritmo delle competizioni, non si rischierebbe di avere a disposizione giocatori troppo stanchi o deconcentrati? Beh, devo dire che stiamo giocando tanto, quindi potrebbe anche essere motivo di qualche infortunio, di affaticamenti o di quant'altro, però fortunatamente, diciamo, cerco di giostrarmi anche gli allenamenti in relazione alle partite, per cui cerco di non forzare o fare in modo che i ragazzi siano già stanchi durante, diciamo, le sedute di allenamento e uscire in maniera tale da avere infortuni in seguito o arrivare alle partite stanchi, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda la deconcentrazione, no, perché io tengo sempre concentrato il mio gruppo, è una mia caratteristica quella di tenerli sempre con grande adrenalina, quindi ed arrivare alle partite con la stessa, per cui ritengo che su questo non ci siano problemi. Per quanto riguarda gli infortuni, purtroppo non sono preventivabili. Per quanto riguarda l'affaticamento, cerco di evitarlo con un lavoro che sia il più possibile consono ai ritmi degli impegni previsti. E lei a che età ha cominciato ad allenare? Ho cominciato grandicello, perché ho giocato fino a
non molti anni fa, diciamo intorno ai 35 anni. Ma comunque devo dire che è un'esperienza anno dopo anno sempre positiva, che mi accresce e mi fa avere sempre stimoli per proseguire e per ottenere sempre maggiori risultati, soprattutto con i ragazzi, che sono veramente la mia grande soddisfazione. Ad oggi, ad un bambino che si avvicina allo sport, consiglierebbe il calcio? Certamente. Secondo me lo sport, forse perché l'ho praticato per tanti anni o forse perché continuo a praticarlo in veste di mister, ritengo che sia uno sport completo, uno sport che aiuta a socializzare, uno sport che in ogni caso, visto nel totale, possa dare grandi soddisfazioni anche ai ragazzi. Ritiene sia positivo che ci sia una certa rivalità tra i membri di una squadra? Ma una certa rivalità sicuramente no, competitività sicuramente sì, perché andarsi a giocare il posto in squadra e non averlo sicuramente fisso o essere certi di scendere in campo sicuro e qualcuno rimanere sicuro fuori è l'errore più grosso che ed è il messaggio più sbagliato che possa passare per gli atleti. Ognuno si allena per cercare di ottenere a fine settimana il posto da, chiamiamolo, titolare, anche se per me sono tutti titolari, ma insomma partire dall'inizio in maniera diversa dagli altri. E nell'ambiente lei è definito un grande stratega. Nel calcio dilettantistico non sempre si conosce bene l'avversario che si va ad incontrare, quindi diventa fondamentale la lettura delle partite. Come gestisce queste situazioni? Vabbè, inizialmente la gestisco con una fase di studio dell'avversario e cerco di impostare il mio gioco. È chiaro che in corso d'opera cerco di capire i punti deboli dell'altra squadra e lì cercare di mettere i miei punti forti per portare i tre punti a casa. Sente l'influenza del pubblico sul rendimento della squadra? Se sì, come? Il pubblico e nel mio caso i genitori per quanto concerne la squadra dei ragazzi o anche tante persone che vengono a guardarci o anche le stesse ragazze che giocano con me nella prima squadra in Serie D che seguono i ragazzi sono fondamentali perché riescono ad incitare la mia squadra dal primo minuto fino all'ultimo e sicuramente rivestono una grande, come posso dire, componente che ci permette di andare avanti sempre con tanta voglia e sicuramente portando risultati positivi. Una parola per i suoi collaboratori, come giudica il loro lavoro e ce li può presentare brevemente? Sì, e allora con me all'interno dello staff dei ragazzi c'ho il mio vice, il mister, che si chiama Carmen Geraci, che praticamente sostituisce la mia persona in questo momento in cui sono al corso e niente, è come se fossi io in mia assenza, quindi da questo punto di vista sono molto tranquillo, sereno, che quello che trasmette alla squadra è quello che porta avanti e come se lo facessi io. Poi un preparatore dei portieri che si chiama Cristian Basile, devo dire ottimo lavoro il suo, il mio portiere Federico Venuto è cresciuto tantissimo in questi due anni e i miglioramenti si notano settimana dopo settimana. Per concludere, quali sono i suoi piani futuri? Dove vuole arrivare, mister? Intanto penso a chiudere questo campionato nel migliore dei modi con le mie squadre, cercando di arrivare più in alto possibile. Dopodiché sicuramente anche il fatto di qualificarmi mi dà tante motivazioni per andare avanti e per crescere sempre più e non fermarmi mai. Dove e come si andrà avanti lo vedremo solamente a maggio, ma ritengo che se in questa società sto bene non avrò alcun motivo di muovermi. Grazie mister Pino. Grazie a lei, buonasera. Buonasera.
parla spesso della cosiddetta mentalità vincente. Come lavora sotto questo aspetto e come consiglia di farlo in un settore giovanile? Va bene. Parla spesso della cosiddetta mentalità vincente. Come lavora sotto questo aspetto e come consiglia di farlo in un settore giovanile? Basta.